Grazie molte all'Università di Catania per questo invito ad essere con voi oggi, un posto magnifico in cui vengo sempre volentieri, potendoci venire, perché i collegamenti tra la Puglia e la Sicilia, ahimè, sono pessimi. Sono qui per un incontro questo pomeriggio sul tema dell'autonomia regionale differenziata. Attenzione, non pensino i cittadini delle regioni a statuto speciale che è un tema che non li riguarda. Riguarda tutti gli italiani, perché è una grande questione giuridica che naturalmente direttamente non interessa la Sicilia ma solo le regioni a statuto ordinario, ma è anche una grande questione politica e dunque interessa tutti gli italiani. Bisogna avere, attendere diritti e servizi uguali per tutti i cittadini ovunque vivono, o bisogna avere dei livelli diversi di diritti e di servizi? Questo è il grande tema dell'autonomia differenziata. Non a caso uno delle infinite richieste dell'amministrazione regionale della Lombardia riguarda anche l'università, perché in Lombardia vorrebbero staccarsi dal sistema universitario nazionale. E questo ci riporta qui dove siamo, cioè all'Università di Catania, e al tema anche di un incontro di oggi, e cioè la situazione dell'università, nella quale, come dire, l'autonomia differenziata è stata già applicata da 10 anni, nel senso che le norme sono rimaste largamente simili, ma i criteri di riparto delle risorse economiche sono cambiati in maniera oscura, in maniera molto discutibile, e hanno enormemente penalizzato tutto il centro-sud, ma soprattutto le isole. Allora, sono temi difficili da un punto di vista tecnico ed è bene che se ne parli in università, ma non sono temi che riguardano soltanto gli specialisti o chi ha degli interessi particolari, riguardano tutti i cittadini, e quindi è molto bene che l'università svolga un ruolo di traduzione di queste questioni per tutti i cittadini e faccia capire loro che in un paese democratico bisogna discutere anche di questi grandi temi. In tutta Europa c'è un incremento del movimento delle persone giovani e qualificate verso i grandi centri urbani, perché l'economia di questo secolo funziona così: i lavori più qualificati sono nei servizi più qualificati, che sono nelle città più forti. Questo è un fenomeno dell'economia e della società europea, è molto forte anche nel Mezzogiorno, da cui si parte per il Nord Italia e sempre più anche per l'estero. Non riguarda solo noi, come sempre siamo parte di fenomeni europei. Qual è il punto? Che non ci si può limitare ad osservarlo, ma bisogna mettere in campo delle politiche per far sì che il movimento delle persone, che è una cosa ottima, sia più circolare possibile. Si va e si torna, noi andiamo ma gli altri vengono da noi. Questo non cade dal cielo, bisogna costruirlo, evitando politiche che segmentino ancora di più il sistema e mettendo in campo politiche di lunga lena che creino occasioni in tutti i territori, italiani e europei.